Doppio successo per il maestro Angelo Valori, che ha diretto l'abruzzese Medit Orchestra a Roma durante il concerto di Sergio Cammariere e subito dopo l'Italian Contemporary Orchestra, che si è esibita con gli Avion Travel al Teatro d'Annunzio in occasione dell'apertura della rassegna Pescara Jazz. Nella capitale Sergio Cammariere ha proposto vecchi successi e nuovi brani tratti dall'ultimo album Una sola giornata, gremito il parco della Casa del Jazz per il festival Summertime. In scaletta tutti i suoi grandi successi come E puoi chiamarmi amore, Tutto quello che un uomo, canzone riproposta da Mina nel suo ultimo lavoro L'amore non si spiega, concerto raffinato quello del cantautore calabrese che ha aperto il suo tour estivo. Alla festa della musica a Pescara, gli Avion Travel, guidati dallo storico leader Peppe Servillo, hanno emozionato gli spettatori del D'Annunzio insieme alla formazione dell'Italian Contemporary Orchestra diretta dal maestro Valori. Le sonorità classiche sono state abilmente contaminate con pop, jazz e canzone napoletana tra ironia e sentimenti nostalgici. È vero piccolo tormento, non c'è ancora tradimento. Tra i brani eseguiti, Sogno biondo, Comico, Cuore grammatico e Sentimento, che hanno esaltato la grande qualità del lavoro musicale degli Avion Travel, che hanno ricordato il compianto chitarrista e compositore Fausto Mesolella. 3 bis per la prima di questa nuova produzione di Avi Music, con un entusiasta Peppe Servillo felice per il successo ottenuto. Abbiamo riletto il nostro repertorio più importante, cioè quello degli anni 90, che ci ha fatto conoscere anche al grande pubblico, e il pubblico pescarese, che è un pubblico abituato a proposte di altissimo livello, come ci raccontano i manifesti di questo teatro D'Annunzio all'aperto, bellissimo. Il pubblico pescarese che sa, ci ha accolto molto bene, e questo per noi è già motivo di orgoglio, significa iniziare con un passo buono questa tournée.